Ciao Marina Tonini, devo Ciao. chiedere scusa perché abbiamo fatto una finta partenza, abbiamo un sacco di persone, un centinaio di persone che ci stavano già seguendo e adesso dovranno cambiare il canale perché il mio webmaster, il mio videomaker ha spostato su un'altra live. Allora, Marina Tonini, tu sei grafologa ufficialmente. Mi stavi raccontando che prima lavoravi per i tribunali e poi invece adesso lavori a livello privato per La parte psicologica. Esatto. analizzare il carattere e le problematiche, giusto, anche delle persone. Però sei una persona molto particolare. Io ho chiamato questa serata Contact come un film meraviglioso, Messaggi dallo spazio, perché tu sei una contattista, giusto? Sì. E hai avuto delle esperienze molto particolari che io vorrei condividere con i nostri ascoltatori. E mi stavi raccontando che tu hai sempre seguito una via spirituale, ma avevi già dei fenomeni da bambina? Sì, noi siamo di famiglia un po' medianica, diciamo così, quindi io sono stata immersa in questo tipo di cose. Certamente non credevo, non pensavo neanche agli extraterrestri, però insomma ho fatto una tesi sulla scrittura automatica, ero diciamo Una tesi di Gauss all'università? della scrittura, sì, Sì. perché chiaramente facendo la grafologa, la scrittura automatica faceva parte dei miei interessi, quindi... Certo. Insomma, è stata molto interessante perché comunque parlava delle due scritture, della scrittura di chi scrive e della scrittura invece di chi arriva a parlare, che è completamente diversa dal punto di vista tecnico, diciamo. Sì. Ecco, E tu adesso... facevi scrittura automatica già prima di avere la tua esperienza? Sì, diciamo che l'ho cominciata a farla per disperazione perché ho un figlio che adesso è grande, però insomma quando aveva 5 anni ha avuto un incidente, è rimasto paralizzato e quindi abbiamo fatto 14 anni di ospedali, operazioni, India, agopuntura, di tutto di più. E ho E incontrato cosa questo gli era successo? Un incidente? ragazzo, una compressione midollare da ematoma per un incidente caduto da una bicicletta. Ah, wow. E quindi insomma è stato un percorso molto duro e quindi sai, quando le persone soffrono tanto, poi vanno cercando delle risposte. E ho incontrato questa signora anziana che faceva la scrittura automatica, una signora molto semplice che non aveva nessun tipo di interesse a far credere una cosa per un'altra. E sono andata da lei e lei mi ha detto delle cose bellissime su mia nonna che non conosceva, delle cose che non poteva sapere, tra l'altro. Ah, Mi ecco. ha detto: guarda, vai a casa, prova a fare questa scrittura automatica, così in questo periodo così forte e duro per te non ti sentirai più tanto sola. E quindi io ho cominciato, ho provato, riprovato, non succedeva niente. Poi alla fine, insomma, nel tempo, continuando, questa cosa ha preso piede, diciamo così. Io parallelamente facevo degli studi perché chiaramente non volevo pensare di essere matta. Invasata, invasata, allucinata. Esatto. Però ho avuto un sacco di prove, ma proprio tante, ma anche di grande intensità. E quindi, insomma, avevo già un percorso mio spirituale. Certamente non avrei mai pensato che dopo tutto questo tragitto con mio figlio, finalmente decidiamo di venire a stare in questo ex monastero in mezzo al bosco per rilassarci, perché dopo un tragitto così, insomma, faticoso. E poi qui succede tutto quel fattaccio degli extraterrestri, no? Quindi No, inizia. aspetta, 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 fai un passo dietro. Con chi scrivevi tu? Avevi una tua guida? Canalizzavi defunti? Che tipo di scrittura avevi? Scrivevo con mia nonna, che era all'inizio, che era morta, diciamo, morta non mi piace la Era parola, andata di là. là. E poi insomma con tutte le persone che mano a mano andavano di là, oppure ho provato con Gesù, ho provato con entità che magari così volevano parlare, cioè devo dire che sono successe delle cose straordinarie, sarà stato anche il momento molto intenso che stavo vivendo, però ho scritto libri, libri, libri su queste cose, papiri di roba proprio, di Ti sei risposte. stata aiutata, quindi questo ti ha aiutato anche con tuo figlio a Tantissimo. superare quel momento così difficile. Esattamente. E poi sono arrivati gli extraterrestri come ciliegina sulla Come torta. sono arrivati?
Sono arrivati che sono arrivati in questo monastero e poi per una serie di sincronicità sono andata a una conferenza dove c'era Gio Alberti, che è questa contattista che fa Milano, sì. di È una Milano. pleiadiana lei, no? Giusto? È contatto con le Parla Pleiadi. con i fratelli di Sirio, Sì, diciamo. ah, di Sirio, no, ho Sì. sbagliato. E quindi a questa conferenza è esplosa tutta questa situazione, perché dietro di lei ho visto tre entità mezze trasparenti, tipo ologramma, che però io allora, sai, non pensavo alla tecnica olografica degli extraterrestri, pensavo che siccome erano trasparenti, chissà chi era, magari non so, erano degli spiriti, non sapevo bene inquadrare la cosa. Finché, insomma, dopo ho capito che in realtà è tecnologia. E poi da lì è iniziata tutta la Ti cosa. sei spaventata? Oddio, diciamo che al momento pensavo di avere delle allucinazioni, di non stare bene, perché eravamo in questa conferenza in tanti, tra l'altro, quindi io vedevo questa cosa e cercavo di parlare con la signora che avevo di fianco, e dicevo, ma guarda che sto vedendo delle cose strane, e diceva, c'è meditazione, silenzio, non si può parlare. E quindi io per tutto il tempo sono stata lì a guardare queste straordinarie esperienze, dicevo, Madonna, ma chi sono quelli lì? E vedevo queste facce allungate, una specie di segno dell'infinito aperto però sulla fronte che vibrava e questo che parlava all'orecchio di Gio Alberti, no? E Gio Alberti traduceva. E io ero arrivata in un mondo che non mi sarei mai immaginata proprio. E però, malgrado tutto, da lì proprio è cambiato qualcosa, perché quando sono uscita da quella conferenza avevo la sensazione di guardare in giro intorno a vedere i colori più intensi, Più più brillanti. brillanti. E quindi ho detto, ma cos'è successo? Cos'è successo? Poi sono arrivata a casa, che c'era qua mio figlio e il mio compagno di allora, e avevo anche un po' paura a dire quello che avevo visto, perché sicuramente ho detto, adesso mi diranno che sono fuori di testa. E invece, insomma, mi hanno detto, ma racconta così, cos'è successo? E in effetti, poi, insomma, io dopo un po' di tempo, dopo essermi un attimo calmata, sono andata da Gio a Milano e ho detto: senti, Gio, bisogna che riproviamo perché io devo sapere chi erano qui. E beh, cosa c'è? Sono i miei fratelli di Sirio, lei tranquilla proprio. E da Per lei lì era normale. per lei era sì, assolutamente normale, per me un po' meno. A lei ti ha confermato quello che hai visto? Cioè, lei al momento, io sono andata da lei, gli ho detto, guarda, guardi signora, io ho visto dietro di lei delle figure, e lei mi ha detto, sì, fa, me l'ha detto anche altre due persone qua, e dico, cosa dobbiamo fare? Fa, adesso c'è troppa confusione, sai, dopo le conferenze c'è sempre un po' di movimento. Sono andata a casa sua, si sono ripresentati e mi hanno detto appunto il motivo per cui si erano fatti vedere. E il motivo era che io stavo in questo monastero, ex monastero, che era uno dei tanti portali che esistono ovunque, e che se volevo accettare questa nuova, diciamo, esperienza, avrei dovuto portare al mondo il loro messaggio. E io subito, sai, presa così dall'euforia, ho detto, ah, che bello, bellissimo, sì, dai, facciamolo. Poi, insomma, mi sono resa conto che non era proprio così dal dire al fare, perché cioè, insomma, era più complicata la faccenda. E infatti poi da quando sono tornata da Joe ha cominciato il delirio, nel senso che è un'esperienza dopo l'altra, cioè io mi alzavo di notte alle 3 in punto, mi svegliavo, aprivo gli occhi come se fossi sveglia come un grillo e c'era questa voce che mi diceva vai alla finestra, io andavo alla finestra, mi sedevo sul bidet e guardavo fuori dalla finestra e l'altra vocina mi diceva va a letto, cosa fai qua? Anche perché c'era un freddo cane qua i primi anni, non c'erano i vetri doppi, no? Cioè di notte c'erano 12 gradi, per cui ero lì che tremavo in bagno guardando Ma le quando andavi alla montagne. finestra cosa vedevi? Subito non vedevo niente, stavo lì e dopo un po' appunto questa vocina mi diceva dai, non c'è niente, va a letto. E l'altra vocina diceva no, stai qua. E alla fine infatti arrivavano queste luci, si mettevano sulla montagna. Poi quando ho realizzato che in effetti arrivavano perché stavo guardando, ho preso un laser e con questo laser ho cominciato a fare delle interazioni, cioè illuminavo vicino, non, certo non addosso, ma vicino alle luci, facevo tipo tre colpi col laser e loro rispondevano a tre colpi, però magari Wow, ne facevo due e loro pazzesco. ne facevano due. E lì ho cominciato Quindi noi ci siamo e siamo qui per te. a dire, capito? Lì ho cominciato a dire, oddio, oddio, sono qui per me veramente questi, adesso cosa facciamo? E da lì in poi ho cominciato poi a incontrarli in casa, a avere delle Aspetta, scuole. aspetta, fermati. Ci sono due domande. Facciamo un passo indietro, scusa. Bruno chiede se
secondo te le tue facoltà, la tua sensibilità sia stata innescata dal tuo trauma del figlio? No, perché di fatto dicevo prima che vengo da una famiglia un po', diciamo, medianica, però certamente quello che ho notato è che durante quegli anni di quel trauma, specialmente i primi anni, loro erano super presenti. Per loro intendo l'aldilà, Sì, persone che sono dell'altra dimensione. Quindi ho vissuto delle esperienze che in confronto agli extraterrestri non sono niente. Però delle esperienze straordinarie, straordinarie. Tipo, te ne faccio l'esempio di una, ho fatto una volta la scrittura automatica perché noi andavamo con Mattia a fare ovviamente rieducazione, no? Fisioterapia e all'ospedale di Negrar, che è molto rinomato, insomma, per i sì. traumi cranici, così. E quindi andavamo lì tutti i giorni e lì nella sala del risveglio c'erano i ragazzi in coma, gli facevano sentire la musica, tutte queste cose. Certo, a Borgo Trento. No, è a Negrar, è A vicino a Negrar, Verona, sì, lo però. so, è un ospedale famoso. Esatto. E quindi c'era questo bambino, che si chiama Antonio, che aveva avuto un incidente, era rimasto in coma proprio. E questo bambino, insomma, aveva la tracheotomia, quindi era un bambino che non aveva nessun coma, un coma profondo, come dire. E io sono rimasta traumatizzata un po' per mio figlio, un po' perché lo vedevamo tutti i giorni, questo bambino. E facendo la scrittura automatica ho detto, ero un po' alterata, ho detto io insomma se parlo con te nonna posso parlare anche con Gesù, e mi ha detto chiamalo, è nella luce, chiamalo. Allora io l'ho chiamato e lì mi sono un po' alterata perché ho detto, ma insomma come puoi permettere che succedano queste cose ai bambini? Certo. Cioè non è giusto, non è giusto una cosa del genere. E lui mi ha risposto, tu le cose dovresti vedere da un'altra dimensione, da un'altra Punto di prospettiva, no? vista, esatto. Però non piangere, mi ha detto, perché tra 3 giorni Antonio si sveglierà. E io sono rimasta così. Poi il giorno dopo sono andata a Negrar e eravamo lì nella stanza della fisioterapia e parlando con la fisioterapista di questo Antonio, che gli faceva le mobilizzazioni, tutte queste cose qui, mi esce questa cosa, che poi subito mi sono anche frenata perché ho detto, Madonna, pensavano che sono matta. Però ho detto, guarda, non mi chiedere perché, però questo bambino fra 3 giorni si sveglierà. E questo mi ha guardato come dire, questa è andata Questo è fatta, fuori, sì. Fuori. capito? Poi io mi sono dimenticata di questa cosa. Dopo 3 giorni mi chiama il fisioterapista e mi dice, vieni su, c'è una sorpresa per te. Ma che cos'è, Gio? No, vieni su, vieni su. Va bene, insomma, vado su e sto bambino era sveglio. E quindi, figurati, cioè per me era una conferma continua, perché Certo. chiaramente, ovviamente chiedevo anche per Mattia, no? E quindi Mattia, che è mio figlio, e quindi Certo. insomma... È stato molto E intenso. adesso sta bene? Sì, diciamo che ha recuperato abbastanza, adesso cammina con le stampelle, però insomma si fa la sua vita, fa il musicista, Ah, bello, cosa suona? Ok. canta e suona la chitarra. Ha fatto un Ci sono un contratto. sacco di domande, però te le faccio dopo perché sono l'unica che ti farei per riprendere una cosa che stavi dicendo. Tu hai detto che la tua casa è un portale, ce ne sono tanti. Allora una persona dice cos'è un portale? Magari non tutti Ah, un sanno. portale è una porta da cui entrano ed escono energie di vari tipi. È una E porta invisibile, è è uno uno stargate. stargate, ecco, sì. E chiaramente non è solo sulla mia casa. La mia casa è dentro questo stargate, però è anche dentro certe linee, perché ad esempio c'è una linea che passa di qua, che parte dal santuario della Madonna della Corona, che è su a Spiazzi, Ferrara di Montebaldo. Quindi ci sono delle linee energetiche che hanno dei punti, come nelle centraline dell'agopuntura, no? Ci sono tanti. Lei, sono i famosi lei, in Inghilterra li chiamano così. Sì, diciamo i punti focali o nodali in cui si incontrano diverse linee energetiche che creano delle porte, Dei delle varchi. entrate e delle uscite, come dire, Sì. no? Bello. Senti, hai conosciuto no, la Gemma Zampini, tu a Verona? No. È stata una grande sensitiva, guaritrice. No, non l'hai mai conosciuta. Senti, per cui mi stavi dicendo che hai cominciato ad avere questi contatti, però con le luci nel cielo. All'inizio sì, Sì. all'inizio sono state, beh, ho visto queste 3 figure dietro a Gio, poi ci Sì. sono stati i primi contatti con le luci e poi chi più ne ha più ne metta perché ha cominciato in tutti i sensi, nel senso che
Una volta stavo telefonando di giorno al telefono con una mia amica in cucina e a un certo punto è passata questa figura altissima, tutta sagomata, no? E ha attraversato la cucina e è uscita dal muro. Io sono rimasta colpita e secondo me non può essere altro che un ologramma, perché da quel punto di vista lì ho fatto tutte le mie ricerche e sono arrivata a questa conclusione. Un'altra volta ero su un divano e a un certo punto stavo leggendo, a un certo punto sento una presenza e tra l'altro mi sono anche spaventata in quel momento perché, sai, abitando in un bosco poteva essere chiunque. Qualunque cosa, certo. E quindi ho visto, mi sentivo osservata, mi giro e vedo che c'è questo essere altissimo, sempre allungato, con cioè gli occhi grandi, eccetera. E per una frazione di secondo mi stava venendo un colpo perché ho detto, Madonna, chi è questo? Poi in realtà la cosa Ma questo bellissima. lo vedevi come se fosse reale? Olografico, Sempre ologramma, un sì, un ologramma, sì. ologramma, cioè vedi che è denso, ma ci vedi anche quasi attraverso, capito? Quindi è una proiezione. Certo. E quel momento lì, quando io l'ho visto, che ho fatto come così, no? Proprio la voce ha detto: non ti preoccupare, non succede niente. E in una frazione di secondo è venuto dietro al divano, per cui io non ho visto il passaggio da dove era a dietro al divano. Quindi cosa può essere se non una proiezione che fa un po' qua, un po' là, no? Credo io poi. E per cui insomma, dopo sono cominciati tutti questi incontri, che non sono stati solamente con questa razza, in realtà, perché Sì. E sono state diverse le razze che io ho incontrato, insomma. E come questi sono animali come sono anche umani, quindi sono sia umanoidi, diciamo così, che umani. Ad esempio, una notte sono comparsi nella mia stanza tre persone, che erano tre assolutamente umani tutti e tre, una donna un po' biondina, un po' più bassa degli altri due uomini, gli uomini di capelli scuri come noi, potrebbero essere degli esseri umani reali come, no, come noi, Sì. con delle tute bianche. Insomma, sono stati diversi. L'ultima volta, ad esempio, che l'ho visti fisicamente, e ci ho pensato proprio oggi a questa cosa, perché ho detto adesso ho capito cosa forse volevano dirmi, perché mi hanno fatto vedere una finestra. Si è aperta una finestra e dentro questa finestra c'era una folla enorme di persone che camminavano sotto il peso della loro stessa pesantezza, no? Erano proprio tipo zombie un po', no? Tutti vestiti con abiti scuri. E erano donne e uomini, bambini non ce n'erano. E quindi io ho chiesto chi erano queste persone. E lui ha detto: queste sono le persone che non sentono, verremo presto a prenderle, le porteremo in posti più adatti al loro tipo di sensibilità. Ah, ecco, c'è una domanda Sì. di Andrea, ma fatta un bel po' di tempo fa. Se puoi dirci qualcosa riguardo, lui lo chiama sollevamento umano e quando avverrà, perché molti dicono che arriveranno delle navi madri, delle astronavi madri a prenderci. Allora, questo è l'ultimo messaggio che ho ricevuto 10 giorni fa, che ti ho parlato, te l'avevo detto anche a te. Allora, questo messaggio mi è arrivato senza che io chiedessi nulla. Cioè, a Sì. volte mi arrivano questi, fisicamente io non li vedo più dal 2012, fisicamente. Cioè, Però, a un no, certo punto non li hai più visti? li ho visti dal 2008-2012 e poi, ovviamente, come tutti, secondo me, i casi di contatto reale, si interrompono. Perché? Perché secondo me diventa una dipendenza per certi versi. E poi perché comunque il contatto, diciamo, telepatico rimane sempre. Infatti il mio libro, Io chioccio l'estraterrestre, scusami, quello è il primo, il secondo, Dio bipolare, l'ho scritto con loro. Cioè sono stati loro a dirmi, scrivi sto libro, intitolano così, fai le domande, noi ti diamo le risposte. Quindi quando loro vogliono, arrivano questi messaggi. Questo Certo. messaggio è arrivato dicendo, proprio la prima cosa che ho sentito è stata: non devi essere triste, devi essere contenta perché tra un po' rivedrai tuo papà. E Ah. quando loro mi hanno detto così, io ho detto: ma insomma, adesso mio papà è morto, devo morire quindi. E la risposta è stata: no, ci sarà un'unione tra i mondi. E io allora ho detto: ma che cos'è l'unione tra i mondi? È il regno di Dio, per esempio. La risposta è stata: non è il regno di Dio, è simile al regno di Dio, ma in questo regno si potrà ancora crescere. E poi aggiungono, Adonai si manifesterà così come il Cristo si è manifestato ai 12 apostoli.
E quindi io lì ho detto, ma quando succederà questa cosa? Perché il punto di vista, cioè il punto di questo periodo è sapere quando cambierà, no? Questo momento. E la risposta è stata, tu sai che cosa significa per noi minimo tempo. Minimo tempo, diciamo che è un'unità di misura che abbiamo pattuito quando loro dicevano presto succederà questa cosa, presto succederà quell'altra. Io dicevo sì, però il presto per voi non è certo il presto per noi. Quindi un tempo un po' più materiale sarebbe gradito avercelo. E quindi quando io allora ho detto questo, loro hanno risposto, va bene, minimo tempo significa che avverrà molto presto, cioè presto, prestissimo. Quindi io generalmente, tutte le volte che mi hanno detto minimo tempo, ho visto che nell'arco di un anno e mezzo circa massimo si verificava quello che loro avevano detto. Un Finisce anno, qua. è tanto un anno e mezzo. Un annetto, insomma, non è tanto in una vita se ci pensi, no? Si è già passati due da quando è cominciata questa faccenda. Quindi, la cosa straordinaria di questo messaggio è stato che quella notte io poi ho pensato ripetutamente a quello che mi avevano detto. Un po' perché ridevo dentro di me, perché dicevo, ma pensa te, magari apriamo la porta e c'è mia nonna che è morta nel 92, capito? Me la trovo fuori dalla porta, è stato fantastico. E il giorno dopo sono uscita con i cani alla sera, io sto in mezzo a un bosco, però c'è un grande spazio di cielo. E quindi esco con i cani e sempre pensando a questa cosa, no, che mi rimuginava in testa, ho detto: ma se è vero quello che mi avete detto ieri sera, per favore datemi un segno eclatante, ma non una stella cadente, perché è agosto e quindi bene o male. Dopo un minuto e mezzo, 2 minuti, non so quanto sia passato, io non ho mai visto una cosa così esageratamente grande. Un bolide è passato davanti ai miei occhi con una testa che sembrava la luna. Che scoppiettava da tutte le parti, una coda rossa che andava dal lago di Garda alle montagne. Lì veramente ho pensato per una frazione di secondo: oddio, è cominciata l'apocalisse, arrivano i meteoriti. In realtà, il giorno dopo, un amico, Enrico Giannini, mi ha mandato la foto di un suo amico che gli aveva mandato appunto la foto di questo bolide, che per me è stata una grande conferma, perché nel Senti, caso avessi messo in dubbio. foto non ne hai mai fatte? Fotografie? Cosa? Sì, E di queste luci, di queste... ho fatto foto anche degli extraterrestri in Ah, realtà. sì? Sì, abbiamo fatto delle ricerche importanti, un po' con Daniele Goulart, sono venute fuori delle cose straordinarie. Ad una conferenza dietro il macchinario di Daniele si sono formate proprio queste sagome, no? E molto chiare. E poi con il ricercatore Marco Luzzatto, in un progetto che abbiamo, che è appunto dalle parole ai fatti, con la macchina che ha inventato, abbiamo proprio fotografato la faccia di questo Ah segnale. sì? Ah, beh, Di là. Marco io gli dico sempre che è un extraterrestre lui, Sì, è anche quando vero. l'ho intervistato, gli dico sei tu un extraterrestre, cioè tu vieni dallo Lui non ha spazio. niente di umano proprio, Marco, è geniale. Io credo che un uomo non possa contenere tutte le informazioni che contiene. Sì, fantastico, sì. Senti, ma tu hai subito anche un rapimento? Un abduction? Sì, diciamo un accompagnamento. Non mi piace la parola rapimento perché comunque si è creato un rapporto fin dall'inizio di assoluta collaborazione. Quindi quando è successo io mi sono ritrovata in questo raggio bianco senza paura, senza avere, oddio, sono stata rapita o ho avuto chissà. Ti dico la verità, io in tutti questi 12 anni non ho mai avuto una percezione, neanche mezza volta, che i miei extraterrestri fossero malvagi o che si camuffassero da grandi menti buone, tolleranti e compassionevoli, quando in realtà non lo fossero. Invece non è mai stato così. Io ho sempre avuto delle percezioni così belle di loro, così caricanti, no? Motivanti, che Probabilmente eri pronta, probabilmente la tua anima era pronta a questi incontri. non so, io sono per loro un problema, nel senso che la mia veemenza a volte è poco sopportata da loro, però dicono anche che è la mia forza portante, quindi insomma mi perdono io per prima. Io non so se te l'ho raccontato, perché non racconto molto, perché non è la mia strada. Mentre stavo intervistando un ragazzo addotto, il mio corridoio si è riempito di esseri alti così, fatti mai visti, non ho mai visto delle immagini così, come delle formiche giganti con tre
fatti di palle, come? Non ho capito. Tipo IT, telefono casa, quelli un po' No, panciuti. ma quelli erano trasparenti, come di boccia, trasparenti. E io ho urlato fuori dalle palle, fuori dai coglioni, e se ne sono andati. E poi mi sono detta, sei proprio una cretina, magari erano venuti a portare dei messaggi, però io dovevo dimostrare a me di essere forte, di essere più forte, perché io dico sempre, se volete venire, telefonate, prendete un appuntamento e io vi invito anche a cena, però non. Perché il grosso problema, per quello ti ho chiesto se non hai mai avuto paura, perché è un campo che esula dalla nostra infanzia, dalla nostra conoscenza. È più facile accettare un fantasma che c'è anche nell'inconscio collettivo, nelle favole, no? Gli extraterrestri ci Ma sono sempre guarda, stati, ma probabilmente nella cultura sono da qualche decennio. dico che la parola paura io purtroppo non l'ho mai considerata e neanche da piccola ero proprio la classica bambina Monello. monella, ma monella pesante, che non aveva il senso della paura. Infatti mia mamma ogni volta che uscivo di casa era terrorizzata perché facevo delle cose che mi calavo giù dal terzo piano con le lenzuola perché Mamma vedevo mia, cose assurde. sarei Cioè, stata un pirata in un'altra vita. probabile. Senti, siamo quasi 400, eh? Grazie. Siamo 370. Allora, Prescott dice: molti parlano di un cambiamento a livello energetico in atto che avrà il suo apice a inizio ottobre. E come ti dicevo prima, invece qualcuno mi ha detto che avremo un ottobre, un novembre, parlo di Covid molto pesante. E invece per questo c'è un cambiamento positivo. Secondo te? Allora, secondo me le due cose non si escludono a vicenda, nel senso che da una parte c'è appunto la separazione dal grano dalla pula in sostanza, quindi da una parte c'è la prospettiva del nuovo mondo, come hanno detto anche i siriani, e dall'altra ovviamente c'è la fine del vecchio. Quello che mi preme sottolineare appunto per questo discorso è che loro hanno fatto molta, molto, molta pressione su questo pensiero, diciamo così. Sì. Loro dicono, voi state lottando contro un sistema corrotto, che ovviamente, e va benissimo quello che state facendo, però dovete portare nei fatti quello che avete proclamato per tanti, tanti anni a voce. Ciò vuol dire che noi abbiamo lavorato nella ricerca spirituale, diciamo così, che ha tanti aspetti, e questa ricerca spirituale adesso deve essere messa in atto, cioè diventare azione. Per diventare azione, non basta, diciamo così, la parte teorica, ma significa crederci veramente in quello che abbiamo professato. Crederci significa anche agire su livelli più alti. Infatti loro hanno detto, il discorso che ti dicevo prima, molto importante, hanno detto, guarda, c'è un modo per accelerare gli eventi e per evitare le cose disastrose che verranno avanti, perché adesso poi ne parliamo di quello che verrà avanti. In realtà loro hanno detto voi dovete lavorare credendo in questa vostra spiritualità di cui avete parlato per molto tempo. E per fare questo dovete alzare la vostra rivolta, diciamo così, di un'ottava. Un'ottava nella musica non sappiamo che cos'è. Quindi di fatto la frequenza che sta arrivando, loro dicono che arriva dal Sole e arriva dal centro della galassia, ha una frequenza che è da molto tempo che è attiva, lo dicevamo già nel 2012. Questa frequenza sta diventando sempre più veloce e lo possiamo notare dal fatto che se ci guardiamo intorno, l'atmosfera che abbiamo intorno non è sempre uguale, cioè più densa, come in qualche modo, no? Quindi chiaramente la frequenza crea la forma e di conseguenza la nostra forma si sta lentamente modificando. Questa frequenza ci permette di andare a lavorare su dimensioni che sono quelle che stanno arrivando. Chiaramente l'unione tra i due mondi è l'unione tra il mondo materiale e l'unione con il mondo spirituale, diciamo, più che spirituale, è un mondo di quinta dimensione, Ecco, stavo dicendolo io, è il raggiungimento della quinta dimensione. che però ha dei passaggi intermedi. Questi passaggi intermedi sono quelli che stiamo vivendo in questo momento. Chiaramente ogni passo che un individuo fa decide il proprio cammino, quindi paradossalmente molto individualista questo momento. Poi l'individuo, individuo, individuo, individuo crea la collettività, però in questo momento la decisione è individuale.
Quindi loro dicono, per lavorare su un'ottava più alta, voi dovete agire proprio su un'ottava più alta. E mi dicono appunto quello che ti dicevo prima, ci piacerebbe che tu provassi a fare questa cosa. E con questa serata, che sarà che è molto importante perché chiaramente tu sei molto seguita e ci sono tante persone che stanno ascoltando, vorrei appunto fare questo appello, ne parlavamo anche prima, per agire su un'ottava più alta. Loro ci hanno, diciamo, suggerito di utilizzare già quello che sta accadendo, cioè utilizzare queste riunioni, queste discese in piazza, no, che si fanno regolarmente in questo periodo in tutte le città italiane o quasi in tutte le città italiane, utilizzare questo flusso di gente per riuscire a creare una rete, cioè un gruppo di Modena, uno di Bologna, uno di Verona, uno di Milano, uno di Vicenza, in tutte le città che hanno, supponiamo, nella piazza principale 1200, 1000-2000 persone, creare appunto questa rete che permetta in un orario prestabilito, che chiaramente ci accorderemo su un orario prestabilito, di intonare un om. L'om è il suono primordiale, quindi è un suono di nuovo inizio. E chiaramente È il suono di Brahma, Shiva, Vishnu, è il suono inizio, movimento e fine, cioè è la esatto. creazione dell'universo. Esattamente, quindi noi decretiamo la fine di questo delirio e l'inizio di qualcos'altro. E questo fungerà da cassa armonica e diventerà una, come dire, un domino, no? Una cosa che si propagherà. Immaginatevi che nello stesso tempo in 100 città italiane, 80 città italiane, quanto saranno, 20, fossero anche 10 lo stesso, tutti insieme parta questa vibrazione straordinaria. Quindi adesso stiamo appunto facendo, creando questa rete perché non è semplice, con persone che sono come te molto conosciute, come ho parlato con Zainz, avrò la puntata la settimana prossima con loro. Adesso cerchiamo insomma, di capire come sistemarla questa cosa. Però per partire, chi si sente di assumersi, diciamo, questo ruolo, di darci un suo contributo. Magari, non lo so, di Milano, di Roma, di qualsiasi città italiana, può scrivermi appunto al mio indirizzo sulla mia mail e noi cominceremo a creare questa rete. Nel Sì. momento in cui la rete sarà perfettamente pronta, allora decideremo una data e un'ora e in quel Sì. giorno si verificherà questa cosa. Però ti devo dire una cosa, Marina. Per esempio, io ho dei gruppi di luce, ti dicevo, no? Mandiamo luce ai malati, ma anche all'intelligenza o non intelligenza del mondo. Allora, la luce, il prana è intelligente, quindi va comunque a qualunque ora. E io credo anche l'OM, cioè anche se tu lo fai alle 9 di sera e io lo faccio alle 5 del pomeriggio. Io credo che la frequenza si abbini e rimanga nell'aria. Non credo che ci Perfetto, sia una dispersione. questo è sicuro, però quello che è È più importante, forte se lo facciamo tutti insieme. certo, cioè Sì. tu vuoi dirmi che loro dicono, questi qua, il potere, l'unica cosa che non sa decodificare è appunto questo tipo di messaggio, perché loro non ragionano su questo, cioè loro, come dice il Monsignor Viganò, loro credono che Adonai sia il diavolo e che Lucifero sia l'angelo, in sostanza. Mamma Quindi di mia. fatto loro non ragionano sulla frequenza perché non riescono a decodificarla. Per cui questa cosa che possono fare tutti, perché chiunque, anche chi non fa meditazione, sa dirlo om, e se una persona con due casse o un microfono e un gruppetto di 10 persone comincia a intonare un om, ovviamente 1000 persone del corteo seguono a ruota, è normale, no? Dicono un'idea grandiosa. Quindi io stavo pensando che potrei farlo sia con i miei gruppi, sia la mattina al risveglio su Sì, poi Facebook. comunque ci teniamo tutti in contatto come rete, quando è pronta la rete partiamo e quindi non ci Un sarà. sacco di persone che sono già pronte a condividere. Bello. Bene. Sono varie, sono varie. Mi fa venire in mente quella scena di incontri ravvicinati, dove in tutto il mondo si intona non l'om, ma quelle cinque note, quel penta, che è lo stesso dell'astronave madre, no? Tita, tita, Esatto. e c'è questo collegamento. Aspetta, che c'erano delle altre domande, poi volevo farti andare avanti. Comunque, va bene.
Si parla del 2025 per l'inversione del campo magnetico. Ti dice qualcosa? Ti hanno detto Guarda, qualcosa? io questo non mi hanno detto niente su questo perché loro non vanno tanto avanti, diciamo Sì. così. Io ho smesso di chiedere perché loro regolarmente mi dicono impara a vivere l'attimo La presente. giornata. Perché l'attimo presente è chiaramente il mattone, no, per il domani. Quindi di fatto è importante questo perché ad ogni giorno, a seconda di come la collettività si muove, cambia la prospettiva. Quindi. Scusa, ma domanda fatta da molti, quando finirà questa pandemia, questa situazione? Come vedi? Hanno finito di succhiare da questa situazione economica. E comunque adesso io credo che siamo agli sgoccioli perché credo che questo portato avanti dal 7 di agosto a oggi sia stato un grande bluff, perché in realtà loro l'obbligo vaccinale non lo possono introdurre, di conseguenza spaventano con gli spauracchi vari la gente, perché ovviamente però i non vaccinati sono credo il 40%, 30-40%. Ecco, loro hanno detto, Marina, ho letto su un giornale, hanno detto che sono il 6%. Io ho detto sono almeno il 30%, tu dici il 40%. Siamo tantissimi. Niente di quello che dicono, Io Manuela. tutti quelli che conosco non sono vaccinati, no, tutti no, ma molte delle persone. Ma addirittura anche il mio verduraio, la portinaia, una portinaia, cioè anche persone molto semplici che però hanno capito l'andazzo, cioè perché la gente non è neanche Insomma, scelta. chi non l'ha ancora capito, cioè deve farsi delle domande, insomma. Sì, e no, ma chi è dall'altra parte le domande non se le fa. I vaccinati sono dei mattoni, sono rigidi. Senti, però ti faccio, non volevo aprire questo discorso che qualcuno dice se Gesù si è già reincarnato, secondo te, come dice l'Ange Givaudan? Allora, io questo non lo so, so che Gesù comunque può stare ovunque e multifunzioni, per cui cioè, credo che non abbia molta importanza questa cosa. Quando si manifesterà, ce ne accorgeremo tutti. Ok, allora l'altra domanda è dove si trova il tuo libro, Gesù, Dio bipolare, dove lo si può Lo trovare? trovate su internet, lo trovate su Amazon, lo trovate sul Giardino dei Libri, dove volete. Okay. Mariella dice, a quando il rapimento? Vogliamo un altro mondo. Senti Marina, ti avevo chiesto, tu sei andata... quando ti hanno preso, insomma, ti hanno accompagnato di come vuoi, ma dove sei andato in astrale? Ti sei trovato su un'astronave? Ti sei trovato in un altro mondo? Allora, questa è una domanda da un milione di dollari, perché in realtà io per riuscire a capirci qualcosa ho messo in fila gli elementi, perché era l'unica cosa che potevo fare. Sì. Dopo c'è gente che dice che l'astrale non ha nessuna differenza, però io non credo di essere stata in astrale, perché comunque stavo facendo delle cose, l'ultima cosa che ho fatto è annusare l'aria dove vedevo questo fumo bianco, pensavo che fosse la caldaia che su avesse portato del fumo, e poi mi sono ritrovata a letto il giorno dopo, quindi mi ricordandomi tutto il viaggio, per cui io non credo che sia stata una in astrale, però insomma, a Dio piacendo, la cosa è andata come è andata. Io mi sono ritrovata in questo raggio bianco in cui ho percepito delle cose straordinarie perché sentivo che ero tutt'uno con tutto quello che mi circondava. Ma in questo raggio bianco che ti portava su o eri dentro un raggio bianco e basta? No, ero dentro un raggio bianco con la sensazione di essere ferma. Sì? Però evidentemente non lo ero, perché poi mi sono ritrovata dentro questo ambiente bianco, asettico e con queste tre persone. E mi ricordo perfettamente come se fosse ieri mattina, cioè un Ok, sogno. com'erano queste tre persone, queste Beh, tre... uno era naturalmente umano, cioè umano nel senso, non so se fosse umano, però anche un bel ragazzo, tra l'altro, ricciuto, Un figo. ma proprio figo tanto. Poi gli ho fatto una domanda che avrei voluto sprofondarmi, ma mi è uscita, insomma. Con i capelli neri, aveva gli occhi scuri, invece gli altri due erano umanoidi, come quelli che ti ho descritto prima. Sì, ma Quindi, con la fronte alta. no, proprio senza capelli, con gli occhi lunghi, come la statua che poi ho fatto. Non so se l'hai vista da Magali, forse l'avevi vista. No. Comunque, insomma, la rappresentazione di Ma questo tipo i mito. grigi? No, tipo. Posso dirti, assomigliavano un po' a quelli del film,
Sai quando è, mi sa che sono anche forse nel film di E.T., non mi ricordo che film era, quando ci sono quelli lunghi, 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 con quelle testine un po'. Ok. E questi tre comunque erano, cioè due umanoidi e uno umano. E poi di nuovo nel raggio mi sono ritrovata invece in questa cupola grigia, luminescente, sempre dietro a questo tavolo senza angoli c'erano queste tre persone, che poi tutte le volte che lo racconto me li rivedo. Tavoli senza angoli vuol dire con gli angoli arrotondati? Cosa Non vuol dire vedevo angoli, non arrotondati? c'erano angoli in questo posto. Ah. Era tutto arrotondato, bianco, ed un bianco però diverso dal nostro, un bianco più caldo. Dire bianco caldo è difficile di spiegarlo, però è un bianco diverso. Ok. E dietro questo tavolo c'erano queste tre persone e io, mentre parlavano, parlava uno degli umanoidi, diciamo, però io quando rispondevo guardavo l'altro, quello umano, perché mi sentivo più a casa, diciamo, nel rapporto. Più serena, insomma, sì. Tranquillizzata. Sì, guardando lui mi sentivo un attimo più tranquilla. E lì ho fatto delle domande, mi ha detto vuoi fare delle domande? Io ho detto sì, assolutamente. E la prima domanda che ho fatto è stata se loro conoscevano Dio, chi era Dio per loro, no? E loro mi hanno risposto di girarmi. E io mi sono girata, si è aperto questa specie di porta, sai com'è il Nosso Lar quando entri che il muro a un certo punto Sì. sparisce, no? Sì, certo. Sparisce questo mu muro, insomma, questa parete, e di là c'erano delle persone che stavano tipo in una ricreazione, non so, sembrava una ricreazione a scuola, no? Tutti a gruppetti così, che parlavano, e anche di diverse razze, anche strane. Mi ha ricordato un po' il film, quello di, come si chiamava quel film, dove erano davanti al bar, che erano tutti un po' con delle facce strane. Vabbè, insomma. Vabbè, un film di fantascienza famoso. E quindi io non capivo, vedevo tutta sta gente, dicevo, ma cosa c'entra Dio? Non capisco, no? E allora vedi che sono tutti diversi, sono tutti di diverse razze, però si amano molto, respiri amore, no? Questo è Dio, dicevano. Poi mi hanno portato a vedere un giardino straordinario, quello sono rimasta scioccata perché era perdita d'occhio e soprattutto era perfettamente in ordine, non come il mio. Era proprio perfetto, cioè sembrava stilizzato, no? E io ho chiesto come fate a tenerlo così in ordine perché era talmente perfetto che mi sembrava impossibile. E la risposta è stata: noi abbiamo degli ologrammi dinamici che non sono gli ologrammi che intendete voi sulla Terra, Sì. e che si autoregolano. Quindi, evidentemente, è una natura, penso io, con delle tecnologie particolari, credo. Ecco, e poi mi hanno fatto vedere una cosa che poi io, quando sono tornata giù in Italia, quando sono tornata qua, insomma, a casa. Ho incontrato un altro contattista sardo e con lui sono andata a Milano da uno scienziato e questo scienziato aveva la stessa tecnica, stava utilizzando e sperimentando la stessa tecnica che mi avevano fatto vedere là. Puoi fare i nomi? Sardo? Il contattista sardo è Bibo Cozzolino, non Ah so. sì, l'ho conosciuto. Però lui dice solo di questa sua, quando lui parlava di questa luce accecante quando erano in barca Sul e traghetto, poi sì, non ha raccontato più di tanto. insomma, No? adesso lui ha ricevuto la capacità di fare delle cose straordinarie. Ah, io l'ho provata su mio figlio questa cosa, quindi Bibo è una persona particolare, bisogna conoscerlo per sapere com'è, perché poi, insomma, io mi limito a parlare delle sue capacità, Va bene, sono straordinarie, ok. veramente. Ha fatto provare una pastiglia che lui chiamava magnetica, caricata in un certo modo a mio figlio che non sentiva né il caldo né il freddo, poteva sedersi sulla neve, non sentiva nulla. Dopo un mese che ha preso queste pastiglie, ha cominciato a sentire caldo e Ah, freddo. caspita, Eh interessante, sì, molto. interessante. Ok, va bene, bello. Va bene, allora, questa esperienza l'hai avuta una volta sola? Di abduction, No, diciamo, è o ne hai successo avuta più volte? un'altra volta però dentro a una montagna, non ero da nessuno, non so se ero qua nei dintorni o in qualche altro posto, non ho mai saputo dove, però è stata straordinaria questa cosa, perché prima di tutto sono arrivata vicino al buco di una grotta di questa montagna, c'era una specie di uovo fuori e di fianco all'uovo seduto c'era un essere extraterrestre, sempre tipo siriano umanoide. E quando io sono arrivata mi ha detto entra in questo uovo. E io sono entrata e sentivo questo zzzz dentro l'uovo, no? Lui stava fuori seduto, io stavo dentro questo uovo per un po'. Questo
col corpo fisico o in uno stato, No, diciamo, questo può essere in astrale, penso io, questo. ok, va bene. Sono entrata dentro questo uovo, lui mi ha detto stai lì un certo momento, un certo tempo, poi mi ha fatto uscire, mi ha portato dentro una specie di grotta dove c'erano delle strade illuminate da delle torce che erano appese alle pareti. A un certo punto mi ha portato in una zona dove c'era una stanza un po' più grande, mi ha detto siediti lì. E poi è arrivato un vecchio con una tunica bianca, con della specie di pietre sulla cintura, e mi ha detto, sei venuta per incontrare Gesù? E io ho detto, ma veramente io non so perché sono venuta. Beh, fa, prima di incontrarlo devi chiamarlo con un certo nome. E io ho detto, vabbè, dico, Sananda. Non sapevo che Sananda fosse un nome di Gesù, sinceramente. E poi la mattina dopo sono andata a vedere chi è sto Sananda, no? E ho visto che era la manifestazione di Gesù in India. È vero, è vero. Ne parla anche Daniel Meroy. E quindi insomma diverse esperienze molto, molto forti. È stato un periodo veramente straordinario, ma anche tanto difficile, diciamo così. Difficile rispetto alle altre persone, Difficile rispetto alla tua vita. Del rispetto al quotidiano. fatto che quando ti succede una cosa del genere, come tante altre nella vita, vorresti che qualcuno capisse invece che ti puntasse il Certo. dito, no? Invece la maggior parte della gente, beh, gli amici che avevo prima, credo che ce ne siano rimasti molto pochi. Adesso cominciano a ritornare a Canossa, come si dice, no? Quando si rendono conto che tutto sommato in questi 10 anni sono Non successe. sei pazza, Esatto. non sei andata fuori di testa, non ti hanno fatto un TSO. Esatto. E invece sei equilibrata. Ti hanno chiesto, Andrea, chiede se ti ha messo degli impianti nel corpo. Ma guarda, Andrea, io ti dico, il giorno che sono andata da Magalli, mi sono svegliata la mattina che avevo una specie di ciste blu quadrata nel polso sinistro. Sì. E lì ho detto, boh, che strano, sarà una ciste normale, no? Dal giorno alla notte è venuta, però vabbè. Era quadrata e blu. Quindi ho detto la cista non è quadrata, però No. insomma toccandola sembrava materiale biologico, non sembrava una cosa strana, una cosa estranea. Però poi ho chiesto e loro hanno detto che era una cosa fisiologica, nel senso che si sarebbe assorbita nel giro di poco tempo e che gli serviva per sapere dove ero in tempo reale. Sì. E hai fatto delle lastre? Hai No, fatto dei non raggi? ho fatto niente perché poi è sparita, non l'ho più vista e quindi ho pensato che boh, si Io era quando assorbita. avevo intervistato Malanga, quando era ancora a Gioia, io, quindi più di 20 anni fa, lui aveva tutti gli impianti e mi spiegava che erano metalli non terrestri con una struttura chimica diversa dalla nostra, per cui l'oro era oro, ma con una struttura chimica diversa, quindi un oro o delle cose diverse. Sì, non so, Interessante. guarda, perché io quando facevo queste domande poi mi veniva data una risposta molto, molto veloce. Anche ad esempio un'altra cosa che mi è successa per 2 volte, che mi sono svegliata, avevo un prurito dietro al collo, che cosa avevo, cosa avevo, sono andata a vedere con lo specchio, ho visto che c'erano 3 puntini a forma di triangolo, no? Sì. Perfetti, ma proprio punti, erano buchi doppi, come ogni buco era doppio. E quindi ho chiesto cosa avete fatto, perché adesso va bene tutto, però Certo. ecco. E loro hanno detto, abbiamo messo nel liquor, che poi sono andata a vedere cos'era il liquor, dov'era, eccetera, eccetera, nel liquor della pineale o dell'ipofisi, se non mi ricordo, una sostanza per riuscire a connetterci meglio. Questa è stata la risposta. Dopodiché io non ho avuto nessun tipo di reazione o che lo sia, che non so, che mi sia sentita diversa, non ho sentito niente, avevo solo questi 3 buchetti, dicevo, ma boh, non Senti Marina, tu prima dicevi che ti hanno detto che ti avrebbero fatto vedere Gesù, ti ha chiesto se volevi vedere Gesù, ma l'hai Ah visto? sì, beh Gesù io l'ho incontrato nel prato, qua sopra, sembra una follia ma in realtà è così, nel momento in cui ho avuto una crisi profonda per questa storia, perché dopo che ho accettato di fare diciamo così, da interprete per i siriani, ho cominciato a rendermi conto che con gli umani c'era veramente da faticare molto, no?
E quindi a un certo punto ho lasciato lì a spugno, ho detto: senti, io non faccio più niente, io non ho voglia di dover pregare la gente, di credere cosa, cioè già sono in una situazione che è difficile, per cui ho detto basta, non voglio più sapere per niente. Sono andata su nel bosco, sotto il sicomoro, mi sono messa lì, mi veniva da piangere, perché non ce la farò mai da sola contro questo mondo di ignoranti che non capiscono, no? Che ci può essere qualcos'altro oltre la nostra limitatezza umana. E lì a un certo punto ho visto che è apparso un ologramma a mezz'aria e ho visto questo uomo che io senza saperlo ho identificato proprio come Gesù. Vedevo il viso, la tunica bianca fino alla vita, diciamo così. E lì è stata una cosa straordinaria, di una potenza pazzesca e io ho sentito solo questa parola, aspetta, come dire, non prendere decisioni affrettate, stai tranquilla, aspetta. Però ho retto poco, nel senso che dopo un paio di minuti, credo, avevo una sensazione nello stomaco come quando vai giù dalle montagne russe, sai quando scendi dalla discesa delle montagne russe. Presente, vroom. E mi mancava il respiro Wow. anche col contatto visivo con lui, no? Perché era talmente forte questa cosa che a un certo punto mi sono alzata e sono andata via senza neanche salutare, niente, proprio ho avuto questa reazione. E quando sono arrivata giù davanti a casa, che avevo fatto tutto il percorso dal prato fino giù, ho detto, ma sei scema, che avevi Gesù lì e te ne sei andata, ma neanche salutato. Allora sono corsa su, no? Per vedere se c'era ancora, ma non c'era più. Certo, che segno sei, Marina? Sono gemelli ascendente vergine. Wow, va bene. Le stelle, le Senti, va bene. Sai che siamo quasi a 500 persone? stelle. Molto bello. Fantastico, hai sforato rispetto. Sì, io arrivo a 300, ma 500 persone stasera sono 5.000 fra qualche giorno. Contenta, dobbiamo essere tutti uniti perché veramente è importantissimo, perché sennò passeremo attraverso l'Apocalisse di Giovanni, ma siccome Allora, sì, si può scusa. evitare, si può modificare, Sì. dobbiamo saperlo e crederci fermamente, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Allora, ci sono un paio di persone, Maria Teresa e Sandra, che dicono: io non sopporto più questo mondo, c'è tanta cattiveria, tanta corruzione, però noi scendiamo nella vita che ci serve per la nostra evoluzione. Cioè, se io incontro la corruzione, vuol dire che sono stato corrotto in altre vite. Se incontro la cattiveria, sono stato cattivo. Quindi quello che incontro mi serve per capire che io non devo essere così, io devo migliorare. Non possiamo lamentarci perché siamo qui. Qualcuno dice: questa è la migliore delle vite possibili che possiamo avere. Che Beh, sembra un paradosso. questo avrei dei seri dubbi, però No, è un paradosso. Non è vero che è la migliore perché ci serve per capire e andare avanti. Ok? sì. Poi, vabbè, puoi contestare quello che vuoi. Guarda, io credo che l'albero della vita della Cabala sia molto, molto esplicativo in questo. Quindi noi viviamo in un girone dantesco. Dante non a caso ha scritto l'inferno quando era qua su questa terra. L'inferno è fatto di molti, molti gironi, no? I gironi, diciamo, quelli più alti che vanno verso l'alto e quelli che vanno verso il basso. Allora, se immagini, per chi non sa, non conosce la Cabala o l'albero della vita, in realtà immaginatevi un albero con le radici che vanno sotto, no? E con le chiome che vanno in alto. Allora, noi dobbiamo fare il percorso diciamo, Basso verso l'alto. dal fusto verso l'alto. Sì. E la parte sotto delle radici rappresenta l'albero nero, che è speculare all'albero bianco, diciamo così. Nadav Crivelli, con cui ho fatto i corsi Ah. di Kabbalah, non voleva neanche parlarne. Diceva: si evocano delle entità molto nere, non voglio neanche parlare di Quindi noi quell'aspetto. siamo diciamo, a mezza via, no? E dobbiamo Sì. salire da queste egregore negative e riuscire a capire che dobbiamo fare un passaggio che è fondamentale ed è il passaggio che stiamo facendo adesso, che è quello che ci permette di uscire da questo Malkut, che si chiama così in ebraico, la dimensione, diciamo, che sta sul fusto dell'albero, che ci permette, di comprendere che ci sono dei reami inferiori che dobbiamo abbandonare e dobbiamo avvicinarci ai reami superiori. Chiaramente è un cammino, perché le Sefirot nell'albero della vita sono varie. Però la Sefirot che ci permette di uscire da Malkut, quindi di uscire da questa successione di vite, di sacrificio, di morte, rinascita, eccetera, eccetera, è l'intento di una
promessa che noi facciamo a noi stessi, che si chiama il sigillo, che è rappresentato dal sentiero che porta da Malkut a Yesod, che è la prima sefira che c'è subito andando verso l'alto, verso l'albero della vita. Quindi di fatto noi dobbiamo, per fare questo passaggio, dobbiamo capire, e se vogliamo andare oltre, dobbiamo intanto considerare che c'è qualcosa di più grande che ci aspetta oltre alla nostra materia, la nostra materialità. Ma soprattutto dobbiamo lasciare indietro l'ego. Dobbiamo diventare maestri di noi stessi, quindi maestri del Difficile, cuore. difficile. È difficile, però Gesù Te ne cosa diceva? accorgi, non te ne accorgi. Devi fare un lavoro su di te per vedere questa parte. Devi far fruttificare il seme, in sostanza. Il tuo seme. Senti, ci sono due. Posso interromperti? Vuoi andare avanti? Vabbè, in India si dice tanta luce e tanta ombra. E credo Nietzsche diceva che più l'albero va in alto e più le radici pescano nell'inferno, che è bellissimo, perché noi abbiamo l'ombra dal punto di vista junghiano, no? Per cui se più hai luce, ma più la luce fa ombra, è molto. E lì quindi il discorso è della coscienza, del percorso che noi facciamo. Aspetta, perché c'erano delle altre cose. Una dice: a 22 anni ho avuto un'esperienza di premorte, non pensavo di riuscire a tornare, ma sono stata ricapultata qui e sono tornata nel corpo con una missione ben precisa. Un altro dice: se noi abbiamo un risveglio di coscienza, dobbiamo anche avere un compito nei confronti degli altri. Domanda o asserzione, lo so. Diciamo che se noi abbiamo un risveglio di coscienza, la prima cosa che fa parte del risveglio della coscienza è la capacità di entrare in empatia con gli altri, prima cosa. Però tante Senza persone, giudizio. esatto, ma l'esempio, no? Tante persone che fanno l'analisi della scrittura con me, che è molto importante per... Con te vuol dire che fai scuola? Perché No, che mi io insegni? faccio, tu scrivi, mi mandi il tuo... Ah, ok, sì. Quindi chi fa l'analisi della scrittura, la maggior parte delle persone mi dice: vorrei sapere qual è la mia missione. Tutti cercano la propria missione. Allora, la prima missione che abbiamo, questo è detto dai siriani, ma anche dalla grafologa, è quella di riuscire a capire quali sono gli elementi che ci mantengono fuori equilibrio. Perché molte volte noi durante una vita sviluppiamo degli atteggiamenti vitali che sono di reattività alla vita, giustamente, per tenerci in equilibrio, che a volte non sono costruttivi per noi. Ti facevo prima l'esempio della persona fragile, per esempio, che nella sua vita ha patito molte cose, che però ha una natura molto delicata e quindi per mantenersi in equilibrio cosa fa? Necessariamente scompone la realtà in tanti piccoli pezzettini. Quindi nella sua mente prevale l'analisi, cioè diciamo il percorso analitico, che però fa sì che lui non possa vedere la realtà nell'insieme e quindi si preoccupa dei particolari sempre, comunque, in ogni istante, per cui è talmente in ansia che diventa un controllore della sua vita, ma non fa altro che controllare i particolari. Quindi se tu hai una persona che scrive e vedi che c'è questo problema, gli dici: guarda che la tua vita è completamente spezzettata, e gli fai l'esempio. Un esempio che calza tantissimo è una strada in mezzo a un deserto che ne so, americano, no? Dove vedi tutte queste montagne intorno, i cactus, il sole che sta tramontando, questa strada lunga, lunga, e su questa strada ci sono due persone che camminano con lo stesso passo, vanno nella stessa direzione, sono uno di fianco all'altro, in uno prevale l'analisi della vita e nell'altro invece prevale la sintesi. Qual è la differenza tra queste due persone? La differenza è che mentre la persona in cui prevale l'analisi cammina guardandosi i piedi, la persona in cui prevale la sintesi fa lo stesso cammino, ma guarda e si gode il panorama, guarda anche intorno, no? Quindi la differenza nella nostra vita è questo, no? In chi prevale la sintesi ovviamente ha la visione a 360 gradi, quindi riesce anche a concepire orizzonti. Invece la persona in cui prevale l'analisi attenta sempre solo al particolare. Quindi non vede mai la situazione nell'insieme. Di conseguenza è importante riuscire a trovare il proprio centro e se l'analisi grafologica fa questo è perché ha gli strumenti per farlo, diciamo così, no? Certo. Senti Marina, ritornando agli alieni. Sì.
Tu ricevi messaggi adesso, con la scrittura, con l'orecchio, Telepaticamente, principalmente, sì. con l'orecchio, li senti quindi, ti parlano. Mi parlano. E che tipo di messaggi ti portano? Ma l'ultimo punto era questo, no? Non devi essere triste perché incontrerai tuo papà, incontrerai, insomma, era appunto per cominciare a fare questa cosa dell'eco, dell'om, no? Quando c'è bisogno arrivano e mi danno degli input. A volte io non sono molto portata per fare i video, mi stufo un po', no? E allora insistono, 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 insistono finché alla fine, stremati, dico va bene, ok, la alla fine io credo che mi odino un po', mi dico, Madonna, con questa cosa proprio insistere. Però insomma, quando c'è necessità io lo faccio, ecco, non sono una che fa video tutti i giorni, però quando proprio c'è la notizia che è importante dire, allora sì, lo faccio. Anche perché loro mi hanno insegnato questa cosa, perché io ero molto dipendente all'inizio. Come tutti quelli che hanno avuto dei contatti, perché Sì, chiaramente poi anche la medianità, ti porta a questo problema certo. a volte. Questo diventa una stampella psicologica, quindi bisogna, loro mi hanno sempre detto, devi diventare il messaggio, quindi è inutile che tu continui a chiederci delle cose se non sei diventato il messaggio che ti abbiamo dato un mese fa. Cioè, loro dicono, se tu devi portare in giro un messaggio, il messaggio devi esserlo, non puoi solo portarlo a parole e poi comportarti in un altro modo. Quindi c'è bisogno tra un messaggio e l'altro di introiettarlo, di ragionarlo, di metterlo in pratica, di verificare se le stai facendo bene oppure un po', no? E allora subito dopo, quando hai fatto questo, puoi accostarti a qualcos'altro, no? Questo è il lavoro che loro suggeriscono, ecco. E quindi Ok, la Marina, dipendenza. mi chiedono dove pubblichi i video. Hai un canale tuo, ovviamente. YouTube, che Quello. trovate su Marina Tonini, e poi su Facebook, vabbè, però generalmente parto dal canale YouTube, lì ci sono tutti i video di questi 12 anni. L'ultimo. Mirella, non so se Mariella Pirro, non so se è una tua amica, dice Marina, fanne di più. Eh sì, continuano a dirmelo. Domanda di Luisa, dice Luisa Sposito, dice: è vero che se ci si mette a disposizione dei fratelli galattici, loro si avvicinano e può nascere la collaborazione per il bene comune? Sì, è vero, in linea di massima è vero. Io ti dico la verità, cioè è successo tutto senza che io volessi, quindi in realtà probabilmente era stato già prestabilito, credo. Però sì, però non bisogna neanche cadere in questa trappola, perché di fatto io conosco molte persone che sono ossessionate da questa cosa, no? E È in realtà. una vita anche normale, una vita anche normale. In che senso? Frequenti degli amici, Sì, vai no, io ho una vita nelle super vacanze. strutturata, certo. Certo, sono un po' diventata un po' più orso, nel senso che sono molto, poi io vivo in un contesto in cui c'è molto isolamento, diciamo, no? Però certamente ho la mia vita, i miei amici, ho i miei animali, i topi in casa, che ne ho combattuti 12, li ho presi 12. Insomma, se uno vive in campagna ha questi problemi, non sono quelli della città, però insomma, sì, però ho una vita assolutamente normale, diciamo. Sì, mi chiedono come fanno a sapere quando si farà questi home e se è possibile farlo anche da casa se non si può andare in piazza. Certamente, però intanto dobbiamo costruire questa rete, quindi a me servono delle persone che dicano ti scrivo una mail, dopo vi darò la mia mail, sono di Padova, sono disposto a formare un piccolo gruppetto e il giorno che chiaramente decideremo, sarò l'asse portante, perché chiaramente ci deve essere un gruppo di 5, 6, 7 persone. Sì. Prendono due casse e un microfono e intonano l'om in questa piazza, ognuno nella sua, ecco. Sì, Marina, fai una cosa, dammi la tua mail, la possiamo dare? Tonini, Certo, punto sì, Maria, assolutamente. Tonini, Tonini.marina punto Marina. chiocciola. Aspetta, Marina, la sto mettendo su Ah, in YouTube. sovraimpressione. Sì, no, in sovraimpressione non ce la faccio, dovrebbe farlo il mio. Non ce la faccio, però lo metto, mai detto. Tonini.marina chiocciola la scrittura.net. La
Cos'è la scrittura? No, È la mia mail, ma del mio sarà anche sito. qualcosa di più. Sì, è un sito di grafologia che Ah, ho ecco, su internet. eccolo qui. Tonini.marina, ecco, l'ho messo. L'ho messo su YouTube. Bene, ti chiamo. Io mi associo. Troveremo il modo di collaborare. Mi piacerebbe venirti a trovare un Grazie, giorno, se è facciamo una bella possibile. cosa. Se è Dai, facciamo possibile. vibrare l'Italia, così questi non potranno più fare nient'altro che... E se posso venire anche durante la settimana, magari Sono mi qua, guarda, non mi vengo dalla muovo. mattina alla sera, insomma, vengo Certo, un giorno, ti assolutamente chiamo. sì, mi fa solo piacere. Va bene. Senti, Marina, va bene. C'è qualche messaggio che vuoi dare? Allora, il messaggio fondamentale, secondo me, in questo momento è quello di stare calmi, prima di tutto, di non farsi abbindolare da tutte queste chiacchiere televisive, chi più ne ha più ne metta, cercare di mantenere il proprio centro. E questo significa dare l'opportunità all'umanità di pensare diversamente da chi ci vuole schiacciare, chiaramente, no? Nell'Apocalisse di Giovanni c'è scritto: quelli che riceveranno il marchio della bestia, Bestia. non, quindi ci sono anche quelli che non lo riceveranno. Quindi questo è fondamentale. Il marchio della bestia è questo, no? È il vaccino, chiaramente. Marco della Bestia però è anche nel codice a barre, che è Sì, un è una 666. numerazione, diciamo un 666. codice. Chiaramente tutto finalizzato al controllo totale dell'umanità e loro stanno già facendo delle prove in Cina specialmente, però noi possiamo cambiare perché nel corso dell'umanità, nel corso della storia dell'uomo, mai l'uomo ha preso una posizione così come sta accadendo adesso, perché 30 milioni di persone che non si sono volute vaccinare sono tantissime. Vuol dire che la gente c'è un risveglio. Secondo me loro, non ha, loro intendo il sistema, non hanno previsto tutta questo risveglio, non l'avevano previsto. E di conseguenza, fino al 30 di settembre c'è la dichiarazione dello stato di emergenza, ovviamente per pandemia o per Covid. Ma dal 1° di ottobre, c'è scritto sul sito del governo italiano, nessuno se lo sta inventando, inizia l'emergenza per calamità naturali. Questo mi fa pensare che siccome le calamità naturali non sono prevedibili, a meno che qualcuno non abbia qualche strano cronovisore che possa prevederle, un governo non mette lo stato di calamità naturali tanto per, no? E questo è scritto nero su bianco, nessuno se l'ha inventato. Quindi di fatto, secondo me, stanno esaurendo la possibilità di sfruttare, hanno sfruttato, bevuto e tirato a sé l'acqua del loro mulino finché hanno potuto. Adesso cominceranno purtroppo a ottobre-novembre le prime influenze stagionali e chiaramente la Delta come se piovesse, però la Delta è una semplice influenza. Io ho passato il Covid a ottobre dell'anno scorso. Anch'io l'ho fatto a ottobre, Marina. E Ecco, di pari passo. dicevo, grazie che posso stare a letto, non ho neanche chiamato il medico. Ecco, anch'io ho avuto una cosa molto semplice, non sentivo i sapori, gli odori, queste cose qua, vabbè, però. E poi ho degli amici che hanno passato la Delta, la variante Delta, da poco tempo e sinceramente, a parte gli odori e i sapori, non è che avevano grandi cose. Per cui il problema è dei vaccinati, perché i vaccinati purtroppo possono rispondere a questa variante Delta con questa, diciamo così, col peggioramento di quello che sarebbe un Covid normale, no? Quindi io non sono un virologo, non sono neanche una farmacologa, però basta andare a vedere le ricerche della mia carissima amica Loretta Bolgan e qui ci facciamo una cultura. Sì, È una tua amica, la Bolgan? Caspita, è una persona straordinaria, sì. straordinaria. E quindi il problema è questo, quando si accorgeranno che, e se ne stanno già accorgendo in Israele come in altri paesi, che il vaccino non è servito a una bella cippa. E di No, conseguenza. non solo, ma i virologi stanno facendo marcia indietro. Certo. Stanno modificando per adesso, per poco, quello che prima dicevano. Una argentina chiede perché il Papa invita al vaccino. Non professa la fede cattolica, ma il vaccino.
Il Papa è della compagnia Dei gesuiti. dei gesuiti, quindi la risposta è tutta lì. I gesuiti sono la massoneria diciamo, Del Vaticano, della Chiesa. sì, cioè il governo ombra del governo e il governo ombra della Chiesa. E chiaramente il Papa che c'era prima è stato destituito e non a caso, insomma, basta andare a sentire le conferenze di Monsignor Viganò, è tutto Sì, molto chiaro. hanno girato su tutti. E tu cosa consigli per questo periodo? Come Ma resistere? quello che consiglio a me stessa, di cercare di mantenere il proprio centro quando ti vengono gli scoramenti, perché un giorno dicono una cosa, un giorno dopo ne dicono Io un'altra. non le Ecco, ascolto più, Marina. Non non ascoltare più, la prendere la televisione. televisione, buttarla, usala come sopra il mobile, ma non accenderla più. Distrarsi, andare a camminare, riprendersi in mano la vita, quella vera. Perché tutta questa pantomima è, se voi ci fate caso, è gestita solamente, come dicono i siriani, nella mente. E cos'è che gestisce la mente? La televisione. Perché se ci pensi, è tutta una cosa costruita nelle parole, nel raccontare la fabulazione, no? Di quello che non è realtà. E quindi staccarsi. Aspetta, beh, tu, superstar, ti nascondo quello che dici sul Papa, anche se boh, va bene dire che è molto Detto? dubbio. Tu dici una cosa molto forte, io l'ho cancellata, ma stanno andando tutti contro il Papa, dicendo che ha già il marchio della bestia, che è l'anticristo, che Ma non è che sia io. l'anticristo, diciamo che è della compagnia dell'anticristo. L'anticristo è formato da è una ragnatela con tanti punti focali, no? Sì, io credo che, come dicevi tu, bisogna mettere in pratica quello che abbiamo detto. Io personalmente, che è un periodo che non sento e non vedo niente, però mi affido alle mie guide. Io sono sicura che loro non ci lasciano. Se tu fai un cammino, positivo, io sono sicura che loro non ci lasciano. E non bisogna aver paura, perché la paura abbassa il sistema immunitario. Certo, ma poi loro cioè, lavorano sulla paura. Cioè, quello che dicono altri miei amici contattisti o che comunque hanno detto anche a me, adesso dicono: dimostrate tutta la spiritualità che avete blaterato fino adesso. Certo. Ci vuole l'azione, cioè vuol dire spiritualità non vuol dire mi metto qui, faccio meditazione, poi quando arriva il problema, oddio, 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 la paura mi prende, no? No. Allora, comincia a mettere in pratica quello che hai detto fino adesso. Ti fidi, hai fede, ti affidi, sei capace di affidarti, sei capace di pensare che c'è qualcosa di più grande di noi che ha in mano la situazione, che ci sta monitorando. Una volta ho chiesto ai siriani, guarda, questa cosa è molto importante, gli ho chiesto, sentite, nella storia dell'uomo, tante volte l'uomo si è autodistrutto, cominciamo a pensare, non so, Atlantide per Atlante, dire, sì. Lemuria, i Sì. vecchi egiziani, no? Tante volte è successo. Allora io ho chiesto che differenza c'è tra questa volta qui e le volte che sono già passate. Okay. Potrebbe essere che semplicemente ci autodistruggiamo come è successo tante altre volte, fine della storia. E loro hanno risposto: no, questa volta è diverso perché questa volta finisce il gioco. Finisce il gioco. Questo significa che questa esperienza terrestre ci serve, come dicevi tu prima, no? Perché è l'esperienza che serve in questo momento per fare i nostri dovuti passi per procedere. Diventi più forte se riesci a superarla. Però quando il gioco finisce, è come se non ci fossero più la struttura portante energetica che può sostenere questo gioco. Cosa vuol dire? Vuol dire che la frequenza crea la forma e che questo gioco terrestre non ha più la struttura portante per mantenersi, quindi diventerà qualcos'altro. L'unione tra i mondi è questo, cioè, poiché stiamo entrando in un'energia diversa, in una frequenza diversa, in una vibrazione più veloce che è diversa, il nostro mondo andrà a corrispondere a quel tipo di vibrazione con le sue caratteristiche, quindi con capacità diverse da quelle che abbiamo avuto fino adesso. Sì. Ovviamente non dall'oggi al domani, però il momento in cui noi Con un andremo risveglio, quindi, con un risveglio Esatto, del potenziale una umano. connessione con una dimensione differente che porta con sé la potenza di quella dimensione. Per questo che dicono usate gli strumenti di questa dimensione. L'OM è lo strumento di questa dimensione.
Quindi è come una bacchetta magica. Se noi riusciamo a fare questo e portare 1 milione di persone a fare l'OM nello stesso momento, noi lì creiamo un'opportunità straordinaria e alcune cose si trasformeranno seduta stante, perché è così, la frequenza crea la forma. C'è una domanda. Io ti ho detto che un po' che non sento, sento con molta difficoltà. Quest'estate non riuscivo neanche a meditare. E Filomena dice: anch'io sono 4-5 mesi che non sento più niente. Secondo te c'è una cappa che ci cerca di bloccarci? Certo, sì, il 5G è la cappa. E Ecco. non a caso il signor Musk ha messo in orbita i satelliti del 5G, tutti quelli là, tutti belli in fila, subito prima della pandemia. Non è un caso, parliamone. Elon Musk ha messo il 5G in orbita. Certo, tutti quei satelliti, che adesso non mi ricordo come si chiamano, che coprono tutto il mondo, in sostanza, perché l'ha messo? Perché il 5G, oltre a avere la possibilità di comunicare un messaggio in maniera molto più veloce, che ne sai che all'interno dei 5G non ci sia anche un famoso, no, la, non so, la possibilità di mettersi in contatto con queste antenne, con questo grafene contenuto nei vaccini. Con la nanotecnologia che probabilmente hanno inoculato. Praticamente le persone vaccinate diventano delle antenne e queste antenne vengono sollecitate come se fossero state impiantate delle antenne che ancora non sono attivate. Ma chi lo sa se c'è un bottone che schiacceranno un giorno e queste antenne andranno in risonanza con questo? Però ci deve essere una via di uscita. C'è una via d'uscita. Guarda, un'altra persona, Nuovo Mondo, dice: io da 4-5 mesi sono allergica a tutto sto male. E io quest'estate ero in Sardegna in vacanza e io medito, non tantissimo, e canalizzo mentre medico, medito qualche volta. È stato quasi impossibile. Mi è arrivato solo un messaggio di aiuto per sbloccare, ma è faticosissimo. È molto Come se faticoso. fossimo distratti, portati via. Sì, è assolutamente così, anche perché l'energia di paura che ha una sua frequenza, ovviamente, appesantisce molto, no? Quindi ci distacca come chi ha fatto aderito a questo sierogenico, secondo me, è completamente disconnesso dalla parte spirituale. Però una cosa che io ho sperimentato, Marina, proprio sul controllo delle menti, è che loro vanno sull'onda beta, perché noi siamo tutti in beta, ma se stiamo in alfa, loro non possono arrivare, perché devono avere una frequenza comune da raggiungere, a parte la nanotecnologia, sulla nostra mente. Sì, Quindi se noi certo. meditiamo, facciamo l'OM e stiamo in questa, siamo meno attaccabili. Certo, perché siamo su una dimensione che loro a loro sconosciuta, quindi non possono, loro fanno le loro macumbe, le loro cose, le loro cerimonie, ma sono sempre molto pratiche, ma razionali e fanno parte delle egregore negative, no? Quindi arrivano fino a un certo punto. Quando io ho avuto i primi contatti, diciamo, mi hanno contattato un ente governativo, no? Questo ente governativo mi faceva delle domande, mi metteva alla prova, come dire, no? Poi io ho interrotto i contatti perché erano di un negativo, però amico di Podesta, questo personaggio, quindi un certo tipo di persona. Mi faceva sempre delle domande molto spirituali. Io dicevo, ma tu che sei in un contesto in cui conosci tutto, vai in Russia, conosci gli extraterrestri, conosci personaggi pazzeschi, perché mi vieni a fare delle domande? Dovresti sapere tutto. E perché vieni da me e vuoi delle conferme? E la risposta? Non riescono a tradurre loro. Loro traducono solo l'aspetto materico della cosa, materiale. Quindi è quello che noi, cioè, di cui parliamo noi, per loro è filosofia, no? Sì, va bene. Filosofia è solamente un aspetto spirituale che loro non riescono a tradurre, quindi la definiscono filosofia, diviene una cosa esterna a se stessa e così loro la loro coscienza è a posto, hai capito? Va bene. Io ci rincontreremo su qualche astronave madre. No, Marina, spero di averti ancora mio ospite perché è stato molto interessante, sei stata seguitissima. Ci sono altre domande, però alcune, mamma mia. Guarda, Ania Lucente dice: io in questi giorni sono positiva, sono stata contagiata sul lavoro.
Tutti con un'iniezione negli ultimi mesi sento questa cappa e stavo profondando. Però io credo, ne parlerò anche con Bernard Roche. Se tu emani luce, grande Bernard, se tu emani luce e hai un pensiero positivo, tu puoi superarlo. Se ti sei dovuta vaccinare per forza, perché se no non potevi più lavorare, che è il caso di molti, mandando queste energie positive, tu puoi diminuire l'effetto di quello che hai dentro. Allora, questa è una parte sicuramente vera, però prima di arrivare a questa cosa, che chiaramente non è facile mantenerla perché poi ci sono gli aspetti materiali, se voi andate a vedere sul sito della dottoressa Bolga ci sono delle pseudo, diciamo, palliativi, però funzionano, che per le persone che hanno dovuto fare questa scelta per forza, ci Sì. sono delle sostanze, una di queste è l'acetilacisteina, Sì. che praticamente inibiscono la proteina spike, quindi c'è modo di controllare, diciamo, sono ancora chiaramente ricerche, però strada facendo si sono resi conto che questa proteina è formata da tre, adesso io non vorrei dire cavolate, però la dottoressa Bolga me l'ha spiegato molto semplicemente, che questa proteina è formata da tre, mi pare che si chiamino prioni o forse mi sbaglio, qualcosa del genere, però sono collegate da due ponti tra di loro, queste tre palline, diciamo così. Sì. Nel momento in cui questi ponti esistono, la proteina ha ragione di essere e fa la sua funzione. Se i ponti vengono spaccati, la proteina viene inibita e quindi di conseguenza questa acetilacisteina sembra che aiuti a fare questo. Ci sono sicuramente delle soluzioni per una persona che ha dovuto farlo per forza, no? Però Certo. dobbiamo assolutamente aderire a uno schema che è quello che verrà, perché il mondo nuovo è super vicino, e se loro hanno detto minimo tempo non manca molto, e stiamo saldi, cerchiamo di stare saldi, cerchiamo di stare centrati e di affidarci soprattutto a qualcosa di più grande che esiste, esiste. E se siamo arrivati a questo punto è proprio perché esiste. E come sarà questo nuovo mondo? Loro dicono che sarà un mondo in cui potremo vedere le persone defunte, che saranno molto più vicine a noi di quanto non siano adesso, e che è un mondo in cui continueremo a crescere, un mondo di gioia, e fatto soprattutto, gestito e fatto da persone che sanno che senza l'amore non si va da nessuna Nel parte. dorado dello spirito, insomma, nel dorado psichico. È ora. Finiamo così stasera. Io ti ringrazio moltissimo, ringrazio le 550 persone che sono tantissime che ci Grazie. hanno seguito in questa ripresa e io adesso tutti i mercoledì riprendo perché ho fatto un break quest'estate, non ho voluto, mi sono concessa proprio una vacanza e il prossimo mercoledì ci sarà proprio Bernard Roche con cui continueremo a parlare di Carissimo amico luce. che adoro, lui e Io Angela lo sono adoro, sì, anch'io. È un uomo fantastico, è un uomo speciale. E quindi, e senti, sono molto felice di averti avuto ospite qui Grazie. e vorrei proprio venire a trovarti. Vediamo Vieni perché se. guarda, ti aspetto, così ti faccio vedere il bosco magico qua. Grazie, Va bene, e abbiamo tutti i ringraziamenti, a tutte e due. grazie. Abbiamo avuto un bellissimo punto. Ricordatevi del progetto dell'OM, perché se loro hanno detto che può servire a saltare alcuni passaggi, lo dobbiamo assolutamente fare. Quindi siamo 550 persone che possono attivarsi e creare un miracolo. Sì, ricordate tonini.marina@scrittura.net. Ok. Grazie. Grazie, Marina. grazie a tutti. Adesso spengo, magari ci possiamo parlare ancora quando chiudo la trasmissione. E allora ci vediamo mercoledì prossimo alle 21 con Bernard Roche. Grazie ancora, Marina. Sei stata Grazie, grazie. splendida.